raccontare Leonardo sotto un profilo, diciamo, meno conosciuto grazie ai tuoi studi, però oggi lo svegliamo, Leonardo, la robotica. Tra l'altro parleremo di robot dai tempi di Omero, vero? Questa è la tua provocazione, sì, per un certo verso. Quindi, sì, senti, quali sono i robot al tempo di Omero? Allora, dunque, sappiamo che la prima menzione di automata, quindi dalla parola greca automatos, che si muovono di propria volontà, quindi la nostra definizione di robot, viene appunto citata per la prima volta viene citata per la prima volta appunto nell'Iliade di Omero, dove appunto si narra, si fa uno spaccato della magica fucina di Efesto, non a caso dio della metallurgia, dei metalli e della tecnologia, e si parla che lui aveva come aiutanti degli automi che facevano, svolgevano le fatiche appunto della fucina. Oppure si parla di un grande gigante robot Talos, messo da Giove come guardiano dell'isola di Creta. Ma se si va oltre appunto allo stesso Omero, anche in Pindaro, nelle Olimpiche per esempio, si parla di robot. In realtà possiamo parlare di robot funzionanti addirittura nel 5000 a.C. in Cina, dove c'erano dei robot che potevano portare con un vassoio il tè alle varie feste, ricorrenze. Stiamo parlando di automi? Sì, sì, di automi. Se andiamo avanti, infatti, sappiamo che il vero e proprio principe della scuola alessandrina, che è stato un punto di svolta, è appunto Erone di Alessandria. E in particolar modo sappiamo che lui stesso fu creatore di robot, fu creatore anche di congegni automatici oppure automatismi che sono alla base del congegno dei robot. Per esempio, sai che inventò un dispositivo per far aprire da sole le porte del tempio. Invece i fedeli credevano che fosse, no, dei veri e propri miracoli. E invece, scusate, io devo chiedere in fondo di abbassare la voce, grazie. E invece lui stesso ricorreva alla pneumatica, quindi vale a dire quando l'aria e l'acqua in sinergia tra loro creavano una pressione tale da poter azionare un meccanismo. Sappiamo poi che tutta questa conoscenza, questa tecnologia passò addirittura nel mondo arabo, che è importantissimo anche per lo sviluppo adesso delle più avanzate tecnologie. E il più grande costruttore arabo fu Al-Jazari, che nel 1206 scrisse il libro dei fantastici congegni meccanici, nel quale troviamo, diciamo, un po' la summa del sapere sulla robotica. In particolar modo qui vedete questo per esempio, so che tutti non ce la farete mai a capire che cos'è, perché io rimasi stupita. È un dispenser di sapone automatico. E quindi vedete come quell'omino con quella ciotola doveva dare sapone in scaglie soltanto porgendo le mani, e poi il pavone doveva buttare fuori acqua per il lavaggio. E se andiamo avanti, questa è una nave di musici. In realtà era un gioco, poteva essere grande circa un metro e veniva ad essere adagiato su un lago, su un grande bacino, una fontana, e era una sorta di carillon galleggiante, dove i musici suonavano appunto una melodia, quindi che era polifonica, e potevano allietare così le feste alla corte dei vari sultani. Ma Leonardo era a conoscenza di questo? Sì, perché appunto giunge poi tutta questa conoscenza, sapete, attraverso la Spagna, e poi questi manoscritti, questi testi arrivano poi a Milano, a Firenze, nelle grandi biblioteche. La biblioteca di Lorenzo il Magnifico, messa insieme da Poliziano, per esempio, poteva contare su manoscritti antichissimi che veicolavano la conoscenza dell'antichità, oppure alla stessa corte di Ludovico Sforza a Milano. Infatti ti ho domandato, scusami, qual è la domanda più spontanea, ecco, sì, che viene da fare per non essere banali, no? Non è che dico qual è il punto, ma qual è l'aspetto più sopravvalutato, se ne esiste uno, di una figura come Leonardo? Beh, che si pensi che lui è un genio assoluto e che abbia inventato tutto e che abbia realizzato tutto. Allora, prima cosa, noi sappiamo che Leonardo guardava l'antichità come una sorta di vera e propria maestra, quindi lui aveva una conoscenza straordinaria e prendeva magari dei dispositivi tecnologici in particolar modo che arrivavano in Toscana attraverso gli ingegneri senesi, per esempio il Taccola,
Francesco Di Giorgio Martini, che sono figure importantissime e che loro stessi veicolavano la stessa conoscenza dell'antichità. E quindi lui non fa altro che, se vogliamo modificare, perfezionare, riprendere in mano e migliorare queste vecchie invenzioni, queste